Benvenuti ragazzi a questo esperimento. Praticamente siamo in un mondo surreale dove in Serie A tutte le big, le sei sorelle che sono rimaste falliscono. E quindi facciamo questo esperimento tattico insieme per vedere chi dominerebbe la Serie A, dove andrebbero i big che a quel punto si svincolerebbero e quanto ci metterebbero le famose sei sorelle della Serie A a tornare ai massimi livelli o comunque anche a tornare in Serie A partendo solo dai giocatori della Primavera. Andiamo subito a dare un'occhiata a dove sono andati i big della Serie A. Vediamo il primo, Tammy Abraham della Roma, che praticamente si è accasato al Bayern Monaco. Qui abbiamo Anguissa, nel mezzo c'è anche Ferland Mendy, ma non ci interessa. Anguissa che si è accasato al Liverpool e il suo valore solo per essere passato al Liverpool è tra i 180 e i 200 milioni. Stessa cosa di Denzel Dumfries, che è andato al Real Madrid con un valore dagli 86 ai 110 milioni. Nicolò Barella invece se n'è andato al Manchester City. Bastoni al Monaco. Benacer, qui passiamo ai big del Milan, se n'è andato al Manchester United per un valore adesso di tra i 140 e i 234 milioni. Marcelo Brozovic se n'è andato al Chelsea, anche lui valore intorno ai 100 milioni. Calhanoglu invece se n'è andato al Porto, Federico Chiesa all'Ipsia, Di Lorenzo, capitano del Napoli, se n'è andato al Paris Saint-Germain, che vedremo come probabilmente succederebbe nella realtà, quella che si è preso più calciatori. Qui vediamo Rabiot che se n'è andato al Barcellona, Rebic al Lione e Angel Di Maria che ritorna clamorosamente al Real Madrid. Edin Dzeko se n'è andato al Manchester United. Il giovanissimo Fagioli della Juventus invece resta in Italia e va al Verona, mentre Zlatan Ibrahimovic resta libero. E ci sarà anche un altro calciatore, una cosa stupefacente, che rimarrà libero, però anche quello lì potrebbe essere molto reale, visto la sua situazione attuale e visto comunque che è uno che non va molto a rinunciare agli stipendi, quindi poi lo vedremo. Ciro Immobile se ne va al Real Madrid. Kim, grande difensore del Napoli, se n'è andato al Bayern Monaco, mentre Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain, così come Lautaro Martinez e Skriniar. Poi vediamo che Milinkovic-Savic addirittura va al Shabab in Arabia Saudita. Vedremo che comunque non sarà l'unico che se ne andrà nei paesi orientali. Leao se ne va all'Ipsia, quindi due dei giovani più promettenti del nostro campionato, Chiesa e Leao, se ne aggiudica l'Ipsia. Luis Alberto, eccolo un altro che va al Ayan. Un altro giovane della Juventus, Miretti, resta anche lui in Italia e va a Lecce. Osimhen va al Bayern Monaco, portando il suo valore intorno ai 100-120 milioni. Lorenzo Pellegrini invece se ne va in Germania, al Werder Brema. Smalling se ne va, scusate, in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. Poi vediamo Szczęsny, che anche lui segue Smalling allo Zenit, e vedete quello che vi dicevo prima, che comunque resta senza squadra per il primo anno, è Paul Pogba. Quindi, ragazzi, subito dei colpi di scena, abbiamo visto che la maggior parte che sono rimasti in Europa se ne sono andati al Paris Saint-Germain o al Bayern Monaco. Poi il resto, chi all'Ipsia, chi se n'è andato in Russia, chi addirittura Luis Alberto e Milinkovic-Savic se ne sono andati già a prendere i soldoni dell'Arabia, e invece di puntare comunque
a restare al top in Europa. Non abbiamo visto Magnan. Adesso andiamo a condividere il nostro Football Manager, così vediamo anche come è andata la prima stagione delle nostre big e comunque il mercato che sono riusciti a fare, perché oltre a non avere più big, avere solo giocatori della primavera, non hanno nemmeno finanza. Il primo anno sono fallite, quindi la finanza è a zero. Quindi andiamo a condividere Football Manager e vediamo Maignan, che abbiamo detto non abbiamo guardato dove è andato. Anche lui se ne va in Arabia Saudita al Sadd. Quindi tre calciatori che hanno scelto il soldo, che poi alla fine comunque di stipendio prende 6 milioni e 8, quindi nemmeno tanto soldo, alla popolarità del campionato. A proposito di campionato, vediamo le nostre squadre come se la sono passata al primo anno in Serie C. Allora, partiamo dalla Serie C, Girone C, dove era presente Roma e Lazio. Roma arrivata al nono posto ai playoff, poi però non riuscirà, guardiamo anche la Lazio a questo punto che è arrivata undicesima, addirittura a pari col Taranto, ma il Taranto è arrivato avanti per differenza reti, quindi per il primo anno la Lazio non è riuscita ad arrivare nemmeno ai playoff, mentre la Roma è arrivata ai playoff, però come vediamo qua è uscita. Andiamo a vedere nel calendario, si fa della Roma, si fa prima, così si guarda anche i trasferimenti della Roma. Il calendario playoff è uscita subito al primo turno col Monterosi addirittura. Vediamo i trasferimenti al primo anno della Roma, che praticamente ha speso 42.000 euro, acquistando comunque calciatori a zero o in prestito e vendendo appunto i big fra chi svincolato e chi se n'è andato per i vari prestiti con diritto di riscatto che c'erano e altri che se ne sono andati perché se ne sono appunto voluti andare. Passiamo adesso invece ad esaminare l'altra squadra di Roma, cioè la Lazio, che come vedete non ha nemmeno raggiunto i playoff al primo anno di Serie C, con un mercato praticamente 350.000 euro, acquisti a parte forse Sulemana, Sissé, ma insomma niente, niente di Erks dal Parma, ma insomma niente di che. Concessioni abbastanza importanti, come André Anderson, che se n'è tornato in Brasile. Quindi, le romane nella Serie C, Girone C, siamo andati a esaminarle, e quindi le romane al primo anno, nessun dei due, sono riusciti a risalire. Andiamo nel Girone B della Serie C, con la Juventus e Napoli presenti, Juventus che ha ugualmente comunque ammazzato il campionato, mentre il Napoli è arrivato quindicesimo, cioè alle porte della addirittura retrocessione in Serie D. Andiamo a vedere il mercato del Napoli, con acquisti per 14.000 euro, acquisti quasi tutti a livello di svincolati. Mentre la Juventus, andiamo a vedere, veramente ha acquistato solamente Durmisi svincolato e il Diz dal Bayern Monaco, ma questo già era presente, quindi ha acquistato solo Durmisi. Poi ha ceduto molti calciatori. Quindi prima squadra che riesce subito a risalire in Serie B, la Juventus, mentre Napoli si è salvata pelo pelo, cioè, o meglio, ha evitato i play-out pelo pelo, mentre le due romane non sono riuscite a tornare immediatamente in Serie B. Nel girone A abbiamo il Milan e l'Inter. Inter
che arriva a vincere il campionato con 82 punti, mentre il Milan arriva terzo, poi però non riuscirà a qualificarsi ai playoff, dopo guarderemo. L'Inter, per quanto riguarda trasferimenti, riuscirà a acquistare Brian Reynolds dell'ex Roma, e poi anche qui Svoboda del Venezia, ma insomma siamo molto, molto bassi come entrate, mentre le uscite sono diverse, addirittura 15 milioni, grazie alla cessione di Casadei, che comunque c'era già stata. Quindi poi un po' di prestiti. Andiamo a vedere invece il Milan. Il Milan che ha, vabbè, acquistato Simic, che già era stato acquistato, quindi ecco, del resto non è andato ad acquistare praticamente nessuno. Perché noi dobbiamo guardare da questi del 1º settembre, praticamente sono tutti gli svincolati. E anche le cessioni non è che siano state molte, quindi il Milan addirittura ha venduto Shaka Traoré alla Samp Under 18, deve essere un buon prospetto. Quindi Milan, oltre a non essere riuscito a venire su, perché vediamo che è uscito, praticamente, ecco qua, ai quarti di finale contro l'Entella, perdendo per un totale di 3-2. Quindi, chiudendo la prima stagione, abbiamo visto che la Juventus e l'Inter sono riuscite subito a tornare in Serie B, mentre Milan e Roma hanno perso i playoff, Napoli invece ha rischiato di giocarsi play-out, mentre la Lazio non è riuscita a raggiungere nemmeno i play-off. Passiamo adesso invece alla stagione 2. Vediamo che le due romane, sempre presenti nel girone C della Serie C, la Roma è riuscita a vincere il campionato, quindi ritornerà in Serie B, e la Lazio è arrivata al quinto posto, quindi nei play-off, che poi andremo a vedere. Poi, mentre il girone B, dove era presente il Napoli, che era riuscita l'anno precedente a evitare i play-out pelo pelo, in questa stagione vince il campionato. Andiamo a vedere gli acquisti che è riuscito a fare al suo secondo anno dopo il fallimento. Siamo passati a 25 milioni, addirittura è arrivato, no, Raspadori, vabbè, è arrivato per il discorso del diritto di riscatto che c'era dal Sassuolo, e poi per il resto invece non ha fatto anche qui grandi acquisti, come grandi cessioni. Quindi è riuscito a proposito, andiamo a vedere anche gli allenatori che hanno scelto. Napoli ha scelto Autieri, mentre andiamo a vedere la Roma si era affidata in tutto ciò a Roberto Boscaglia. E già che ci siamo, guardiamo anche il mercato che era riuscita a fare la Roma. È riuscita a acquistare Mulattieri dall'Inter, poi Gori svincolato, Rasmussen dalla Fiorentina e Ghiglione dalla Cremonese. Quindi un buon mercatello, chiamiamolo, per la Serie C, anche Valzania dalla Cremonese, e cessioni, diciamo, niente di che. Comunque, quello che gli è bastato per vincere il campionato e tornare in Serie B anche loro. Mentre la Lazio si era affidata per la panchina a Alessio Dionisi. Per i trasferimenti ha riscattato Cancellieri dal Verona, poi Cocorin è arrivato dalla Fiorentina e Mattia Destro svincolato, insomma anche qui una buona 3 o 4 pezzi interessanti per la Serie C, che infatti li ha portati a raggiungere i playoff, che poi andremo a vedere come sono raggiunti. Vediamo invece nel girone A, dove era presente il Milan. Anche in questo caso il Milan non è riuscito a vincere il campionato, è arrivato al quarto posto. Milan che si era affidato nella panchina a Steven Gerrard, acquisti per 4 milioni e 2,
Pedro Pereira è in prota e Nicola Sansone, i giocatori poi Marco D'Alessandro, eccetera, insomma non male come acquisti, ma cessioni ha ceduto ancora una volta Simic, appena acquistato la stagione scorsa. E quindi andiamo a vederci i playoff, come sono andati a finire di questa Serie C. Vediamo il tabellone. Anzi, facciamo prima probabilmente a vedere direttamente dalle squadre che erano ai playoff, cioè il Milan ha perso contro il Foggia nei quarti di finale, 1-1 all'andata, poi ha perso 1-0 a Foggia, mentre andiamo a vedere la Lazio, come è andata nel playoff. Allora, Lazio, eccoci qua, calendario. Lazio, anche lei è uscita ai quarti di finale contro il Padova. Quindi adesso andiamo a vedere invece la nostra Juventus e Milan, scusate, e Inter che sono al suo primo anno di Serie B. Promosse entrambe, 90 punti per la Juventus, 89 per l'Inter. Quindi Juventus e Inter che riescono subito in 2 anni a tornare in Serie A, mentre il resto, la Roma ci ha messo 2 anni e le altre faticano ancora. Partiamo adesso dalla terza stagione, dove la Lazio nel girone C riesce a vincere il campionato con 80 punti, quindi riesce la Lazio dopo 3 stagioni a conquistare la Serie B. Nella Serie C, girone B, non c'era rimasto nessuno, mentre nella Serie C, girone A, c'era rimasto il Milan, che al terzo tentativo riesce a vincere il campionato con 84 punti. Vediamo le nostre squadre di Serie B come se la sono cavata. La Roma, addirittura dall'ultima che è riuscita ad andare in Serie B, ha subito rivinto il campionato, quindi dopo nel quarto anno praticamente ritorna in Serie A anche la Roma. Il Napoli invece arriva al decimo posto con 53 punti. Vediamo i nostri Juventus e in Serie A vedo uno scontro diretto vinto dalla Fiorentina, che praticamente è arrivata a 69 punti a pari insieme alla Juventus, che subito appena tornata in Serie A e va a lottare per il campionato. 69 punti, pensate comunque come si è abbassato il livello della Serie A, che adesso poi alla fine andremo anche a vedere chi sono stati comunque i campioni ne nelle varie assenze delle nostre big. E dicevo, comunque come si è abbassato il livello, 69 punti, c'è stata chi ha vinto il campionato, cioè la Fiorentina ai rigori nel playoff, e l'Inter arriva subito al terzo posto, praticamente a 67 punti. Quindi dopo 3 stagioni sono già ad alti livelli le nostre squadre. Vediamo la Juventus con che acquisti è riuscita ad arrivare: Podence dal Wolverhampton, Amiri, poi Mouka dell'Orient, poi Haller dal Borussia Dortmund. Praticamente, nonostante il fallimento, al terzo anno ha già potuto spendere 75 milioni e ceduto per 8. Poi ha riportato in Italia Freiler dal Nottingham Forest, Lookman dall'Atalanta. Insomma, si è rifatta subito un'ottima squadra. Andiamo a vedere l'Inter. Inter che in questa stagione ha speso 56 milioni nella stagione di Serie A, nonostante il fallimento, acquistando Viviani, Zanimacchia, Vandenberg dal Liverpool, Knauf dal Borussia Dortmund in prestito, Elia Caprile, il grande portiere di ottimo futuro del Bari, poi Gabbia che dal Milan dopo il fallimento era andato all'Udinese, preso in prestito però, poi
Poi Ruggeri, Marcos Antonio, che anche lui dopo il fallimento della Lazio era andato all'Udinese, Veltman dal Brighton, Jovic addirittura per 12 milioni più bonus dalla Juventus, dalla Fiorentina. Quindi subito un bel mercato a bomba dell'Inter. Eccoci adesso alla nostra quarta stagione, invece, dove le nostre squadre Lazio, Napoli e Milan si apprestavano al primo anno di Serie B. Milan e Napoli sono arrivati ai playoff, con il Milan che ha perso la finale, la possiamo vedere, contro la Sampdoria, quindi resta insieme al Napoli in Serie B. La Lazio invece al primo anno di Serie B retrocede di nuovo in Serie C. In Serie A invece, con le nostre squadre, tre che sono già tornate in Serie A, la Roma al primo anno di Serie B vince di nuovo, cioè vince il campionato, torna a vincere il campionato, quindi la prima squadra che torna a rivincere la Serie A dopo il fallimento è la Roma. Roma che vince una campagna acquisti di soli 9 milioni, acquistando Falcone, della Sampdoria, Sorloth da svincolato, Armini, l'ex Lazio che se ne va alla Roma, Pessina dall'Atalanta, poi vediamo Sergio Gomez in prestito da Manchester City. Cessione invece per 12 milioni. Quindi Roma, prima squadra dopo il fallimento, al quarto anno che torna a vincere la Serie A a 75 punti. Juventus che arriva al quinto posto per il primo anno con il doppio impegno, infatti si vede subisce un po', addirittura l'Inter arriva all'ottavo posto. Andiamo a vedere il mercato della Juventus alla sua prima stagione dal ritorno in Coppa. 67 milioni spesi, Livakovic, portiere del Manchester United, la spesa più alta, e Omer Hajik del Porto. Forse soldi della Champions spesi un po' male dalla Juventus. Andiamo a vedere invece l'Inter. Trasferimenti. L'Inter che riscatta Knauf dal Borussia Dortmund, poi acquista Soppi dall'Atalanta per 16 milioni, Diego Coppola addirittura per 37 milioni dal Verona. E il resto niente di che, quindi anche qui 58 milioni entrati dalla Champions, mal spesi anche qui dall'Inter, che addirittura aveva acquistato nella stagione precedente Vandenberg, vedo, che l'ha riceduto per 11 milioni al PSV. Quindi, conclusa anche questa stagione con la prima squadra che era fallita nelle sei sorelle, la Roma, che torna a vincere il campionato, quindi è lei la prima grande squadra che torna a vincere il campionato, mentre addirittura dopo quattro stagioni Milan, Napoli sono ancora in Serie B, Lazio addirittura è ritornata in Serie C retrocedendo. Eccoci, adesso invece andiamo nella nostra quinta stagione con la Lazio che era appena retrocessa dalla Serie B al suo primo anno al ritorno in Serie B, che vince di nuovo il campionato della Serie C, quindi ritorna ancora in Serie B con questi trasferimenti, solo 2 milioni e 3 e niente di, a parte Sink Graven in prestito dalla Cremonese, poi molte cessioni, 12 milioni, ma come era normale che fosse visto la retrocessione dalla B alla C. Mentre in Serie B avevamo lasciato, se non ricordo male, il Milan e il Napoli. Infatti restano ancora una volta in Serie B, però, perché entrambi perdono nei playoff, vinti dall'Ascoli. Napoli per un punto non è arrivato secondo, per 2 punti non è arrivato primo, Milan invece è arrivato staccatissimo a 61 punti. Vediamo i playoff come sono andati. Il Napoli ha perso la finale per un totale di 5-0 con l'Ascoli, invece il Milan ha perso proprio con il Napoli in semifinale. Andiamo a vedere invece in Serie A.
La Juventus torna a vincere il campionato, quindi la Juventus ci mette ben 5 stagioni a vincere il campionato. L'Inter ancora con 81 punti, quindi si ritorna. La Juventus torna ai suoi livelli dopo 5 anni, vincendo il campionato con discreti punti, cioè 81, mentre l'Inter torna al terzo posto, non avendo le coppe, è riuscita a riconquistare un ottimo piazzamento, addirittura vedete il Bologna secondo, Lecce addirittura settimo. Roma, dopo la vittoria del campionato, si fa sentire la presenza della Champions League, arriva al decimo posto. Vediamo la Roma come è andata a spendere questi soldi della Champions League. 12 milioni e basta spesi comunque, e a parte Malinowski dall'Atalanta, poi non ci sono stati grossi acquisti. Mentre andiamo a vedere le altre, Juventus che spende addirittura 163 milioni acquistando Stracoscia, Gravenbeck addirittura dal Bayern Monaco, David che era al Chelsea, poi acquista, diciamo, di grandi nomi, Martin Tavares del Boavista. Però ecco, Gravenbeck, Stracoscia svincolato, David, insomma ben 163 milioni. Quindi la Juventus possiamo dire che è tornata ufficialmente ai suoi livelli in 5-6 anni. L'Inter spende ben 90 milioni in questa stagione, andando ad acquistare Sutalo dalla Dinamo Zagabria, poi Molins dal Barcellona B, poi Valentin Gomez dal Chelsea per quasi 33 milioni, Akanji che nel frattempo era andato al Real Madrid dal Manchester City, cede però per 47 milioni, quindi diciamo che la spesa è stata di circa 43 milioni, ecco, perché ha venduto Gosens, che si era riacquistata per 21 milioni. Poi Brecalo l'ha dato in prestito e poi ha ceduto Jovic al Bologna, che infatti ha fatto molto bene. Bologna è arrivato al secondo posto. Quindi, facendo un resoconto, dopo 6 stagioni, se non ho perso il conto, siamo al 2027, no, quindi dopo 5 stagioni, Juventus e Inter praticamente sono già tornate ai suoi livelli, mentre Roma, a parte la vittoria alla prima stagione, dal ritorno in Serie A, si è assestata al decimo posto, mentre Lazio è addirittura in Serie B, poi retrocessa di nuovo, quest'anno, prossimo anno, ritornerà in Serie B, mentre Milan e Napoli sono da 6 stagioni senza Serie A. Passiamo adesso alla sesta stagione, quindi praticamente la stagione conclusa nel 2028 con il Milan che finalmente riesce a vincere il campionato di Serie B passando in Serie A dopo ben 6 stagioni, mentre la Lazio arriva al quarto posto ma perde il playoff, così come il Napoli che arriva sesto. Andiamo a vedere i playoff come sono svolti. Napoli che ha perso subito con l'Entella, mentre la Lazio entrata in semifinale perde subito con il Cagliari. Mentre nella Serie A è la Fiorentina che vince di nuovo il campionato. Roma, senza le coppe, torna al secondo posto, mentre Inter e Juventus subiscono ancora un po' il ritorno nella Champions League, arrivando l'Inter al quarto posto, Juventus al sesto posto. Vedete il Torino senza le big, come sta facendo bene, di nuovo in Champions League, così come la Fiorentina, il Sassuolo, Bologna, eccetera. Andiamo a vedere i trasferimenti delle nostre squadre. 27 milioni ha acquistato Spence, Riccardo Horta, Pavard, Cutrone dal Granada, cessione per 5 milioni. Quindi la Roma niente di che, anche perché essendo senza coppe comunque non penso aveva molti introiti. Inter che dopo le stagioni scorse, che ha speso molto, in questa stagione spende solo 8 milioni e vende per 23. Quindi
si è fatto sentire comunque il mercato un po' da scicchi dell'Inter la scorsa stagione, mentre Juventus, che anche lei aveva speso comunque tanto, anche in questa stagione riesce a spendere 60 milioni acquistando Fabio Carvaglio, Openda e Todibo a costo zero. Fofana dal Chelsea in prestito acquista Boinen addirittura per 23 milioni dalla Salernitana, così come Gallo, 42 milioni da Lecce. Andiamo a vedere come è venuto questo Gallo. Sinceramente mi sembrano, cioè, non male, ma un po' soldi spesi male, come del resto Boinen. Comunque, Juventus si conferma una sprecona sul calciomercato. Cessioni per 9 milioni. Quindi, tornando a fare resoconto di questa sesta stagione, Fiorentina campione, Roma al secondo posto, Inter quarta, Lazio, Juventus sesta, mentre dalla Serie B riesce finalmente dopo sei stagioni a venire sul Milan, mentre Lazio e Napoli restano ancora in cadetteria. Passiamo adesso invece a vedere la nostra settima stagione con il Napoli che finalmente vince il campionato di Serie B e riesce a tornare in Serie A, mentre la Lazio ancora si ferma ai playoff. Vediamo, perso subito al primo turno contro il Palermo. Mentre vediamo la nostra Serie A, dove la Roma torna alla vittoria dello scudetto, seconda ancora la Fiorentina, terza Inter e Juventus. Il Milan al primo anno si assesta al 13° posto con 46 punti. Possiamo andare a vedere molto velocemente i trasferimenti: 30 milioni spesi dalla Roma con l'acquisto di McGinn, Kakashe dall'Inter, João Cancelo addirittura dal Manchester City, Strakosha dalla Juventus in prestito. Mentre la Juventus al settimo anno spende altri 159 milioni. Vediamo l'acquisto più alto: Singo dal Chelsea per 69 milioni fra bonus e rate, cedendo però per 85. Quindi qui c'è stato comunque venduto Thiago Thomas per quasi 40 milioni, Martin Tavares, venduto Lookman al Crystal Palace, e poi il resto robetta. Comunque qui almeno c'è una buona comparazione fra trasferimenti in entrata e in uscita. Vediamo l'Inter che spende 59 milioni e cede per 34, acquista Tchoukoumeka del Chelsea, Romagnoli dall'Atletico Madrid. Ecco, Romagnoli dall'Atletico Madrid dopo essersi svincolato dalla Lazio nel fallimento. Poi acquista in prestito Nico dal Barcellona, Dragoschi dal Manchester City, Isak svincolato. Un buon mercato, cede Valentin Gomez come cede Kakashi alla Roma che avevamo visto, Zanotti alla Sampdoria e Viviani al Torino. Vediamo il Milan come ultima cosa al suo primo anno di Serie A, cosa è riuscito ad andare a fare nel mercato, quanto ha potuto spendere, spesi 18 milioni, alla fine 10 perché 8 sono stati ceduti, è riuscito ad acquistare Zaccagni che nel frattempo era andato a Valencia, acquista Amiri, anche lui da svincolato, acquista Szczęsny dallo Zenit che torna in Italia, Theo dal Bologna ma non è ovviamente Theo Hernandez è un giovane che infatti poi ha riceduto, vedo di qua, in prestito al Cagliari, così come Amiri. Quindi dopo sette stagioni, scusate, ritroviamo tutte le nostre squadre in Serie A ad eccezione della Lazio, che ha perso anche una stagione perché dopo essere arrivata in Serie B è di nuovo retrocessa in Serie C. Nell'ottava stagione invece la Lazio raggiunge i playoff al decimo posto, ma anche qui non riuscirà a venire in Serie A, quindi ancora problemi per la Lazio per riuscire a tornare nella Serie A dopo il teorico fallimento. Mentre in Serie A vince il campionato il Bologna, seconda ancora una volta la Fiorentina, l'unica che riesce a confermarsi in Champions League è la Roma, mentre l'Inter,
rialza al quinto posto, Juventus al settimo posto, mentre il Milan rimane ancora una volta al tredicesimo posto. Quindi Napoli, invece, per il suo primo anno in Serie A, riesce a salvarsi con 2 punti di vantaggio sulle retrocesse Parma, Atalanta e Bari. Vedete, l'Atalanta passata da arrivare in Champions League a retrocedere addirittura. Quindi adesso il mercato eventualmente evitiamo, andiamo a vederlo, visto che siamo comunque alle ultime 2 stagioni, perché ho fatto una simulazione per 10 stagioni. Andremo a vedere dopo come sono finite le rose, così vedremo dopo come sono andate le varie Champions League, vedremo dopo come sono i vari palloni d'oro, le varie Coppe Italia, eccetera, a 10 anni di distanza. Siamo arrivati adesso alla 9ª stagione dal fallimento delle big del campionato italiano e la Lazio ancora non riesce ad arrivare in Serie A. Ancora una volta settimo posto, ancora una volta sconfitta ai playoff al primo turno contro la Regina. Mentre le altre nostre squadre sono in Serie A e andiamo a vedere la classifica del campionato. Roma di nuovo campione. Quindi possiamo dire tranquillamente che la migliore nella ripresa è stata la Roma, perché se non sbaglio ha vinto 3 scudetti, poi andremo comunque a rivedere i vari Albo d'Oro. Inter al secondo posto, Juventus ancora in crisi al sesto posto, per non parlare del Milan e del Napoli che piano piano si stanno riavvicinando alle coppe, che però sono all'ottavo e nono posto. Quindi dopo 9 stagioni sono riusciti a tornare in Serie A Napoli e Milan, ma mai a riqualificarsi per una Coppa europea. Passiamo adesso invece a vedere l'ultima stagione, la decima, come è andata. Qui vediamo la nostra Lazio in Serie B. Com'è andata? Vediamo addirittura all'ultimo posto la Lazio. Quindi la Lazio non solo in 10 stagioni, in caso di fallimento, secondo Football Manager, non riuscirebbe a tornare in Serie A, ma addirittura retrocederebbe in Serie C. Quindi praticamente in 10 anni la Lazio ritornerebbe dalla serie di partenza dopo il fallimento, cioè dalla Serie C. Quindi Lazio male, male, male. Serie A invece è ancora il Bologna a vincere il campionato, Inter e Roma al secondo posto, Milan dopo 10 stagioni riuscirebbe a ritornare in una Coppa europea al sesto posto, Juventus al settimo posto, mentre il Napoli dopo 10 stagioni ritornerebbe, dopo 2 sole stagioni in Serie A, ritornerebbe in Serie B. Quindi questo dimostra comunque quello che diciamo sempre dei football manager, che equivale spesso alla realtà. Vediamo che comunque i migliori settori giovanili a livello attuale sono quelli delle big, parliamo, sono quelli di Inter, Roma e Juventus. Infatti, le squadre che sono riuscite in pochi anni, dopo un eventuale fallimento, e rimasti solo con i giocatori della primavera in 4 stagioni, praticamente addirittura Juventus e Inter in 3 tornerebbero in Serie A, la Juventus addirittura subito a vincere un campionato, la Roma dopo 4 stagioni tornerebbe in Serie A e anche lei a vincere un campionato e comunque ad assestarsi sempre fra le varie coppe europee, mentre Milan e Napoli e Lazio faticherebbero, con il Milan comunque che dopo 10 anni, 10 stagioni, ritornerebbe in una Coppa europea. Lazio addirittura dopo 10 stagioni ancora in Serie C, dopo qualche anno di Serie B dove ha fallito i playout, poi è retrocessa. Napoli dopo 2 stagioni, quindi già faticando ad arrivare in Serie A, dopo 2 stagioni retrocede di nuovo. Quindi questo dimostra come siamo messi male a livello di vivai con le nostre big. Detto questo, andiamo adesso a vedere i vari Albo d'Oro della Serie A dal momento del fallimento, cioè 22-23,
l'albo d'oro della prima stagione è stata Atalanta, Fiorentina e Bologna. Seconda stagione Bologna, Fiorentina e Atalanta. Quindi i primi due anni se la sono scozzata loro tre. Al terzo anno, con il ritorno di Juventus e Inter Serie A, a vincere lo scudetto è stata comunque la Fiorentina. Se vi ricordate, ha vinto al playoff scudetto contro la Juventus a calci di rigore, che è arrivata seconda, terza all'Inter. Al quarto anno torna in Serie A anche la Roma, che vince subito il campionato. Seconda Atalanta, terza ancora Fiorentina. Quindi diciamo che da questa eventuale catastrofe del calcio italiano a guadagnarci sembrerebbe stata la Fiorentina. Poi nel 2027 torna ancora a vincere la Juventus, seconda ancora Bologna e terzo l'Inter. Ancora 27-28 vince ancora la Fiorentina, seconda la Roma, terzo il Torino. 28-29 vince ancora una volta il campionato la Roma, seconda Fiorentina, terza Inter. 29-30 torna ancora il Bologna a vincere il campionato e seconda la Fiorentina, che si assesterebbero fra le migliori del nostro campionato, e terza la Roma. 30-31 torna a vincere il campionato la Roma, seconda Inter, terzo Torino. Ultima stagione vince il Bologna, seconda all'Inter, terza la Roma. Quindi diciamo che tra le medio-piccole nel momento, in caso di fallimento delle nostre big italiane, sarebbero Bologna e Fiorentina a prendere le redini, diciamo. Mentre la prima squadra a riuscire a rivincere la Serie A sarebbe la Roma, che poi sarebbe anche la big che riuscirebbe a rivincere in più campionati in Serie A in 10 stagioni dal fallimento, con ben 3 Serie A e un secondo posto, due terzi posti vedo, mentre l'Inter non riuscirebbe mai a rivincere una Serie A, però sarebbe quella con più piazzamenti, diciamo, perché andrebbe a conquistare 2 secondi posti e ben tre terzi posti. Juventus invece riuscirà a vincere un campionato e una volta sola a tornare seconda, quindi la Juventus sarebbe quella lì comunque che andrebbe a vincere un po' meno di queste tre. Non parliamo di Milan, Napoli e Lazio, perché è veramente una catastrofe. Andiamo a vedere la Coppa Italia. Coppa Italia, l'albo d'oro sarebbe dal 22-23 il fallimento. Vincerebbe l'Udinese la Coppa Italia in finale con l'Inter, che dalla Serie C addirittura arriverebbe alla finale della Coppa Italia. 23-24 vincerebbe il Torino in finale con la Fiorentina. 24-25 è la Juventus a vincere la Coppa Italia, praticamente appena tornata in Serie A vincerebbe, che se non sbaglio ha vinto anche il campionato, sbaglio? Quindi avrebbe fatto un double, vediamo un po'. Juventus no, 26-27 la Juventus, no, ok, quindi 24-25 al primo anno della Serie A la Juventus vincerebbe la Coppa Italia. 25-26 Juventus perderebbe in finale però la Coppa Italia con la Fiorentina. 26-27 la finale sarebbe Bologna-Atalanta e vince il Bologna, che la vince per 2 anni di fila, anche la stagione seguente in finale con l'Inter. 28-29 è il Torino con il Monza di Berlusconi, che arriverebbe a giocarsi il suo primo trofeo nel 28-29, che lo perde con il Torino. 29-30 ancora la Fiorentina a vincere in finale col Bologna, mentre nel 2030-2031 è la Roma a vincere in finale sempre per la Fiorentina, così come nel 31-32 è il Torino ancora una volta la Fiorentina. Quindi Fiorentina protagonista oltre che in campionato anche in Coppa Italia con 2 vittorie e 3 terzi posti. Andiamo a vedere la Champions invece. Quale sarebbe l'albo d'oro? Nel 2022-23 la finale sarebbe Liverpool-Paris Saint-Germain, con Liverpool che la vincerebbe praticamente per 3 anni di fila. Finale prima con Paris Saint-Germain, poi con l'Arsenal, poi il Bayern Monaco. Poi 25-26 la finale sarebbe Chelsea-Barcellona. Poi 26-27 è il Manchester City in finale con il Liverpool. Poi Manchester United in finale con Real Madrid. Ancora Barcellona in finale con Liverpool. Vedete, Liverpool praticamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anni arriva per 3 volte in finale e per 3 volte la vince. Quindi per 6 volte in finale, scusate, 3 volte la vince e 3 volte
arriva al secondo posto, 29-30 ancora Manchester City con Real Madrid, 30-31 il Paris Saint-Germain, quindi secondo Football Manager la prima volta, la prima Champions League del Paris Saint-Germain arriverebbe nel 2030-2031 e nel 31-32 sarebbe il Chelsea con Liverpool. Vediamo l'Europa League, perché vedo anche delle vittorie delle nostre neo fallite, con la Juventus nel 2026-2027 che conquista l'Europa League in finale con il Benfica. La conquista di nuovo nel 29-30, in finale contro il Tottenham, e l'Inter nel 2030-2031 rivincerebbe in finale col Manchester. Quindi, dopo il fallimento, la prima squadra italiana a rivincere un trofeo europeo sarebbe la Juventus nel 2026-2027, almeno che in conference non ci sia qualcos'altro. La Fiorentina l'andrebbe a vincere in questa stagione, addirittura, cosa che sarebbe molto probabile anche nella realtà. Poi, andando avanti, addirittura vediamo che nel 26-27 a vincere la Conference League sarebbe il Lecce, e Bologna invece arriverebbe in finale nel 26-27 perdendo con l'Anderlecht. Il Lecce addirittura nel 27-28 vincerebbe col Wolverhampton, mentre la Juventus nel 28-29, dopo aver vinto il 26-27, quindi sì, sarebbe comunque ancora la Juventus a vincere un altro trofeo nel 28-29 in finale con gli Hearts, squadra scozzese, amici del campionato, a vincere l'Europa League, scusate. Poi ancora andando avanti nel 31-32 sarebbe l'Udinese in finale con l'Union Berlino a vincere ancora la Conference League. Quindi, detto questo, ragazzi, per chiudere, abbiamo visto comunque come in 10 anni, in caso di fallimento, le squadre, le 6 sorelle italiane faticherebbero non poco a tornare ad alti livelli, se non Roma, Juventus ed Inter, che poi sono, come nella realtà, le migliori a livello di settore giovanile. Poi possiamo parlare di mille cose, cioè che non ci puntano specialmente l'Inter, o altro, però comunque sono quelle che lavorano meglio. Detto questo, spero che l'esperimento vi sia piaciuto, sia stato carino, e vi do appuntamento agli altri video e alle altre live che, se non volete mai perdere, lasciate un'iscrizione al canale e spuntate la campanellina. Ciao ragazzi, un abbraccio.